Ben ritrovati con l'approfondimento del nostro telegiornale. Oggi nei nostri studi si parla di salute. Lo facciamo con il dottor Alfredo Mazza, cardiologo presso l'ospedale di Pagani. Grazie per essere qui con noi ancora una volta, perché quest'oggi parleremo prettamente del rischio cardiologico. Se ne discute tanto, soprattutto e anche in questo periodo stagionale probabilmente c'è un rischio un po' più concentrato rispetto a determinate patologie e lo vogliamo collegare quest'oggi soprattutto alla vita, alla qualità della vita che il cittadino medio conduce e rapportarlo appunto alle malattie. Dicevamo il rischio cardiovascolare che ha con sé una serie di punti di partenza, dai quali punti sicuramente di rischio anche nella vita quotidiana. Da dove partiamo, dottore Mazza? Parliamo della tenuta dello standard di vita o comunque del collegamento che c'è tra la qualità della vita e l'alimentazione, per esempio, se ne parla tanto. Buonasera a tutti e grazie di darci la possibilità di fare prevenzione attraverso questi vostri schermi. È importante comunicare, educare, perché prevenire è la prima terapia che un medico a cui deve Certo. tendere. La malattia cardiovascolare rappresenta in Italia il 44% delle cause di morte e vuol dire che è la prima. Dopo ci sono le malattie di tipo oncologico, a creare mortalità. Questo non solo mortalità, ma anche morbilità, nel senso che creiamo un certo numero di invalidi di cuore, di malati di cuore, e dietro costoro si apre tutta una spesa sanitaria ormai consolidata negli anni, ma soprattutto che sta diventando insostenibile. Perciò la prima parola, la parola chiave è prevenire, prevenire attraverso delle sane abitudini di vita. E ritornando al discorso dell'alimentazione, la madre di tutte le battaglie, la madre di tutte le battaglie è la lotta all'obesità, nonché aiutata pure dalla lotta al fumo, ridurrebbe drasticamente quelli che sono i fattori più importanti di rischio della malattia cardiovascolare. Dicevamo, andiamo subito al dunque, l'alimentazione, una buona alimentazione è alla base di una buona qualità della vita. E Certamente la prima, che cosa intendiamo allora per buona alimentazione? la salute, diciamo, è il primo momento di salute proprio a tavola. Bisogna mangiare frutti di stagione e logicamente ortaggi di stagione, bisogna mangiare poco, mangiare spesso, ma soprattutto mangiare bene, sia in senso qualitativo, sia in senso squisitamente qualitativo, parliamo cioè di piatti che abbiano un giusto valore calorico, un giusto valore di apporti di minerali, di vitamine, che abbiano soprattutto un fattore di protezione verso il nostro sistema cardiovascolare, ma verso il nostro organismo. Abbiamo degli alimenti principe nella dieta mediterranea, che è la nostra patrimonio dell'UNESCO, che è la nostra, diciamo, il nostro prodotto di esportazione all'estero, con tutti i suoi prodotti, che a sua volta sono oggetti oggi di grande ricerca e di grande interesse, non solo nei nostri ricercatori italiani, ma anche all'estero, per il fattore di protezione che essi sviluppano. Perciò dieta mediterranea ricca di pesce. I famosi acidi grassi omega 6, omega 3, l'olio d'oliva, che è il nostro condimento per eccellenza, ricco di acido oleico, che è un acido monoinsaturo, ma che insieme alla dieta di pesce con acidi poliinsaturi va a creare una grande barriera di tipo di protezione in senso cardiovascolare. Poi la frutta, come dicevamo prima, cioè frutta fresca, frutta di stagione, perché tutto ciò che non è frutta di stagione o ortaggi di stagione vuol dire un notevole spreco non solo di energie, ma anche di sostanze che sono chimiche per portare a Certo, maturazione sì. questi frutti. L'importante è rispettare il ciclo stagionale. Piatto principe importante è la pasta che noi ritroviamo nella piramide alimentare. La pasta va assunta con moderazione, in maniera giusta, perché
perché ha un effetto calorico che va, insomma, rispettato. Ecco, insomma, la parte di quegli amidi, di quei zuccheri complessi che sono gli amidi, fondamentali per il nostro bilancio energetico. Però meglio un piatto di pasta che uno di carne, ecco, Beh, a certo, parità la di... carne, al di là di che per produrre carne è ormai diventato molto antiecologico, perché insomma c'è bisogno di un certo quantitativo di acqua per produrre una bistecca di carne. Ma la carne va mangiata, che sia buona, di qualità, va mangiata perché è ricca di proteine importanti, proteine nobili, ma va mangiata il giusto, senza esagerare. Ormai le nostre diete si sono un po' troppo americanizzate, mangiamo troppa carne. La carne è stato dimostrato che una dieta ricca di fibre, animali, è una dieta che predispone a malattie neoplastiche, quale per esempio il tumore del colon e altro, perciò meno carne possibile, ma la giusta quota, anche alternata con quelle che sono delle carni bianche come il pollo e il coniglio, che sono un po' carni meno, possiamo dire, nobili sotto l'aspetto, ma più sane per il contenuto di colesterolo. Ecco, questo per quanto riguarda la dieta, che ha un'influenza ovviamente sul rischio cardiovascolare, perché aumenta una dieta, un'alimentazione sbagliata aumenta la percentuale di rischio nel paziente, nel Sì, cittadino. allora una dieta sbagliata provoca un'alterazione di quella che è la giusta percentuale di quel puzzle, potremmo definire così, di sostanze chimiche che il nostro organismo deve assimilare dalla sua dieta quotidiana. Noi dobbiamo assimilare zuccheri, proteine e una piccola quota di grassi. Oggi invece con una dieta ricca di carne, come parlavamo prima, si assimilano molte proteine e soprattutto molti grassi. Questi grassi animali, il cui componente principale è il colesterolo, diventano poi fattore di rischio. Fattore di rischio che diventa poi malattia aterosclerotica e soprattutto associata a quella che è un'altra nostra piaga, cioè la sedentarietà dei bambini, perché l'obesità si crea nel bambino. In età adolescenziale, in età addirittura preadolescenziale, la sedentarietà è colei che poi ingloba e esprime potremmo dire, questo danno che viene da un'alimentazione non corretta. Perché se noi diamo logicamente un nuotatore che brucia notevoli quantità di energie, come Phelps per esempio, mangiava quando l'hanno intervistato una notevole quantità di proteine, ma è uno che brucia chilocalorie al secondo rispetto ai nostri bambini che non bruciano nulla e stanno dinanzi alla televisione o a scuola nei banchi. Quindi, altro consiglio è quello dell'attività fisica, attività Assolutamente. sportiva, soprattutto nei Muoversi, bambini. ci sono ricerche pubblicate proprio da quest'anno, nel 2012, da cui si legge su giornali importanti, British Medical Journal, che 75 minuti alla settimana di cammino svelto, non dico di corsa, produce un aumento di 2,5 anni di sopravvivenza rispetto a chi invece non svolge nessuna attività di tipo motoria. Non parliamo di Prendiamo a volo sport. da domani tutti in strada, A camminare, scarpette. camminare in maniera a passo veloce, ma non correre, è una cosa fondamentale perché bisogna bruciare e far sì che il nostro metabolismo si mantenga a certi ritmi. Quindi camminare allunga la vita, come anche l'attività sportiva, anche Certamente. nelle palestre, il nuoto è importante anche soprattutto per i bambini, Fondamentale. perché è da piccoli che bisogna poi educarsi per Sì. evitare e per prevenire, giusto? Infatti nelle scuole le diete vengono comunque scritte e prescritte da nutrizionisti e non certo dalla cuoca che insomma, in maniera molto così poco scientifica fa il menù. Bisogna mettere un giusto equilibrio tra tutte quelle che sono le varie sostanze che il nostro organismo ha bisogno, che ha bisogno in base a quello che brucia. Noi non dobbiamo dar troppo al nostro organismo. Poi bisogna mangiare poco e spesso, soprattutto cose di stagione e negli orari predeterminati, evitando, diciamo, cibi dannosi. Cibi dannosi sono tutti quelli che noi possiamo immaginare di importazione. Ecco. Ecco, i grassi come si immettono nell'organismo e poi che cosa determinano? Noi abbiamo parlato di rischio infarto, ma anche di rischio ictus, non solo Certo. quindi cardiologico, ma anche neurologico. È un discorso che vale un po' per tutto. Sì, l'ipercolesterolemia,
e l'ipertrigliceridemia sono le due patologie in senso medico che portano uno all'infarto del miocardio, cioè l'ipercolesterolemia. L'ipertrigliceridemia porta verso quello che è lo stroke, l'ictus cerebrale. Sono due patologie che hanno due componenti diversi. Uno sono i trigliceridi, che sono derivati degli zuccheri, mentre il colesterolo è un derivato di quelli che sono di origine animale. Grassi animali. Cioè grassi animali, perciò l'olio d'oliva non ha colesterolo, è un olio vegetale che è fondamentale nella nostra dieta. Cioè non prendessero un grasso per un altro. L'olio d'oliva è fondamentale, mentre il colesterolo non sta fa male e può essere usato anche. E può essere usato addirittura in quella che è ormai un settore importante della, possiamo dire, parallelo a quella che è l'agroalimentare, che è la nutrocetica, cioè addirittura in alcuni paesi stanno vendendo l'olio in perle, cioè vuol dire che dosi di olio d'oliva in compresse che stanno diventando anche un'attività di tipo logicamente economico, industriale. Questo settore che unisce la nutrizione con la farmaceutica si chiama nutrocetica e sta avendo un grosso successo con dei fatturati molto alti. Un altro prodotto principe che noi possiamo individuare, siamo nell'agro nocerino sarnese, è il pomodoro. Certo. Siamo, il licopene, l'essenza antiossidante del pomodoro, la molecola principale del pomodoro che gli dà il colore rosso, che è un potente protettore delle nostre arterie, ma soprattutto del nostro colon, perché insomma, previene quello che è attraverso una dieta a base come la nostra, cioè dieta mediterranea, il tumore del colon. Queste sono cose fondamentali. Facendo ricerche in ambito di nutrizione, in ambito anche clinico, medico e biochimico, si è visto che quasi tutte le sostanze che sono fondamentali nella prevenzione cardiovascolare hanno potenti effetti anche nella prevenzione a difesa del nostro organismo da quelle che sono i cancro, tumore e altre malattie di tipo neoplastico. Perciò bisogna mangiare bene, perché è lì che parte la nostra salute. Vediamo quanto potremmo, e sottolineo anche il condizionale, essere fortunati noi del sud, noi del mezzogiorno, ma della provincia di Salerno, della Campania in generale, perché per tutto quello che noi produciamo, per gli alimenti principe della dieta mediterranea, con un punto interrogativo che è d'obbligo però sulla qualità. Certo. Dei prodotti, perché occorrerebbe innanzitutto capire quanto bonificati sono i terreni, ne abbiamo già parlato, sì. Quanto sarebbe importante una politica che vada in questa direzione, potrebbe arricchire notevolmente, se vediamo che l'olio viene somministrato in capo solo addirittura, e quanto olio si produce invece nei frantoi delle nostre zone, soprattutto del Salernitano, vediamo quanta economia potrebbe prodursi con un ambiente però sano intorno, certificato ecco, DOP, quindi puntiamo anche su questo, un input anche alla classe politica, alla classe istituzionale. Perché visti i tempi di crisi in cui ci troviamo, tutte le buone idee, le innovazioni che ormai hanno a che fare con l'ambiente e con la green economy,